Sarzana, si può organizzare un incontro dedicato ai giovani? Per quale motivo? Sì, abbiamo pensato di riproporre un'iniziativa dopo tutte quelle che da 2 anni a questa parte la nostra associazione propone sul territorio, perché ci siamo resi conto che dobbiamo parlare dei giovani e ai giovani proprio della situazione di disagio esistenziale che i giovani stanno vivendo in questa fase. A seguito della pandemia, ma non soltanto, cioè sono giovani che sono molto fragili psicologicamente e hanno bisogno di trovare delle prospettive per il loro futuro. Quindi la nostra associazione, che si occupa nello specifico proprio del mondo giovanile, ha pensato di intervenire in questa direzione. Come mai hai deciso di aderire a questa associazione? Innanzitutto l'associazione Sarzana si può, da 2 anni ormai dalla sua nascita, ha organizzato diverse iniziative comunque coinvolgenti in ambito civico-culturale, come ad esempio quella della solidarietà per le donne afghane, che quindi riguardano non solo il nostro territorio ma una visione un po' più ampia. Inoltre ritengo che questa iniziativa sia molto interessante poiché guarda un problema che di fatto coinvolge l'intera società da diversi punti di vista, quindi coinvolgendo anche quello dei giovani e non solo quello degli adulti. Come mai avete deciso di affrontare questi temi? Allora, il nostro incontro è finalizzato ad informare la società sulla condizione di disagio che stanno vivendo i giovani. La società odierna ormai è imbarbarita sul piano dei rapporti sociali perché è troppo sviluppata tecnologicamente. Quindi ciò che vogliamo fare è appunto informare la società su ciò che è la condizione dei giovani. Qual è stato il vostro contributo a questo convegno? Siamo stati protagonisti nella realizzazione di questo incontro e abbiamo avuto la possibilità di esprimere le nostre opinioni e soprattutto i desideri a cui vorremmo fosse data voce. Qual è il programma dell'incontro? Intanto il nome dell'iniziativa è che la diritta via era smarrita e l'incontro si terrà il 31 marzo alle 17:30 al centro sociale Anelito Barontini di Sarzana e tratteremo il tema del disagio giovanile e delle cause che hanno manifestato azioni violente nella nostra città negli ultimi mesi. Interverranno Simone Andreozzi, un educatore dell'Istituto Penale Minorile di Pontremoli, e lo psicologo Roberto Sbrana. Interverranno anche la professoressa Ambrosini, vicepresidente dell'associazione Sarzana Si Può, e moderano i studenti del liceo scientifico Parentuccelli Erzelà di Sarzana, Tommaso Signorini e Fornoni Nicolò.